io per un po' sono avanti così. È da quando sono finiti i sorteggi che mi arrivano messaggi. Fede, tu cosa ne pensi dei sorteggi? Cosa ne pensi del gruppo della Roma? Cosa ne pensi del gruppo della Juve? Cosa ne pensi del gruppo del Napoli? Cosa ne pensi delle italiane? Che poi sono le tre che ho elencato poco fa. Nonostante il fatto che io poi questo video inizialmente neanche volessi farlo più di tanto, perché mi conosco, se comincio a parlare io, allora poi so che... Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video incredibile che esce un giorno dopo quell'ultimo, grazie al Dick. Ma se dico grazie al Dick, secondo voi ragazzi, cioè le restrizioni funzionano uguale? Cioè YouTube è internazionale, dite che lo sì, penso di sì. Vabbè, comunque andiamo avanti. Niente, in pratica stavo dicendo che dopo vari giorni senza video sul canale, ieri sera ne è uscito uno che se vi siete persi vi lascio qui sopra nelle schede perché è un video a cui tengo, insomma, ci tengo che lo vediate e che soprattutto lo ascoltiate. Ma oggi siamo qui per parlare di un argomento molto più importante, molto più attuale soprattutto. Più che importante, cioè, se attuale è attuale, poi magari sti cazzi sorteggi, cioè nel senso è importante anche le altre cose che ho detto. Ma comunque, allora, siamo qui come avete capito dal titolo, anche perché mi avete chiesto davvero questo video in tantissimi, vado al dunque, non vi preoccupate, per parlare dei sorteggi di Champions League che ci sono stati ieri sera alle 18 e hanno coinvolto da vicino le italiane Juventus, Roma e Napoli. Come sicuramente saprete un po' tutti, la Juve era in prima fascia, Roma e Napoli invece in terza e i gironi hanno visto la Roma nel gruppo C con Chelsea, Atletico Madrid e Karabag, questa squadra che ha fatto veramente un'impresa per qualificarsi in Champions League, magari ne parleremo. E nel gruppo D, Juventus, Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona, mentre nel gruppo F, il gruppo che speravo prendesse la Roma, troviamo Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli e Feyenoord. Cosa emerge da questi tre gironi? Insomma, la cosa in comune, che non sono scontati, per quanto poi sicuramente il coefficiente di difficoltà varia, no? Tra le tre squadre. Va anche detto che la Juventus ha uno dei gironi più tosti, sicuramente non è il più semplice, ha quasi un girone molto più semplice il Napoli, ma molto neanche troppo. Diciamo più semplice il Napoli rispetto alla Juve, fa abbastanza ridere perché il Napoli era in terza fascia e la Juve in prima, quindi teoricamente come squadra da affrontare avrebbe dovuto trovare non proprio big big del calcio europeo. Va anche detto che quest'anno la Champions sarà tostissima. Fatto sta che mettendo un attimo da parte tutti i dubbi che abbiamo, andiamo ad analizzare i gironi più da vicino e quindi in ordine alfabetico partiamo da quello della Roma. La Roma affronta il Chelsea, l'Atletico Madrid e il Karabag. L'Atletico Madrid all'Olimpico il 12 settembre per poi andare in trasferta a giocare contro il Karabag il 27. Il 18 ottobre ci sarà la trasferta a Londra contro il Chelsea, il ritorno il 31 ottobre all'Olimpico, il 22 novembre la trasferta al Calderon contro l'Atletico Madrid ed infine l'ultima giornata. Vedrai già loro si impegnati in casa contro il Karabag. Insomma, un girone molto complesso. Ma prima di dirvi la mia proprio su questo calendario, vi dico la mia sul girone. Perché è un girone sicuramente complicato, e non prendiamoci in giro, la Roma non è tra le favorite per passare il turno. L'ideale quasi sarebbe che i giallorossi riuscissero, ma dovrebbero teoricamente sulla carta riuscire, nel caso male che va, ad arrivare terzi e quindi giocarsi poi l'Europa League a livelli sicuramente più importanti di quanto ti potresti giocare una Champions ai livelli a cui sei. Però vi dico anche che la Roma potrebbe passare il turno. E perché dico questo? Perché se dal mio punto di vista l'Atletico ci aprirà così e non guardate le mani, guardate le braccia, con il Chelsea ce la potremo giocare, secondo me. L'Atletico, francamente, lo vedo proprio un gradino, se non due o tre gradini superiori a noi, ma anche solo dal punto di vista del gioco, perché francamente, come ho detto poi oggi in trasmissione in radio con Roma Crew, il gioco dell'Atletico Madrid è quasi fatto apposta per essere il gioco anti-Roma, no? O il contrario, però per esperienza a livello internazionale e per caratura di organico, l'Atletico è un passo avanti e quindi sicuramente è favorito. Questo perché? Perché comunque Di Francesco la partita se la gioca, ha un calcio propositivo e offensivo. Simeone tutto il contrario, si difende, catenaccio e poi riparte, no? Il ciolismo, quanto l'abbiamo sentito negli ultimi anni, criticato, lodato, insomma, se ne è parlato tanto ed è stato, ahimè, perché non lo amo proprio come stile di gioco, molto efficace, ha portato l'Atletico a due finali negli ultimi 4 anni, ma soprattutto a dar fastidio alle più grandi squadre a livello mondiale. E se in campionato Di Francesco è un'incognita, perché qualcuno mi verrà a dire ha raggiunto grandi risultati con il Sassuolo, figurarsi cosa potrà fare con la Roma. in Champions la situazione è totalmente diversa, perché chiaramente Di Francesco non ha esperienza in Champions League. Poi magari io al primo anno può essere pure che arriva in finale,
Però chiaramente la logica implica che Di Francesco soffra almeno il primo anno alla Champions League, e quindi sicuramente, e ci metto la mano sul fuoco, l'Atletico sarà prima nel girone. Detto questo, poi il calcio è strano, quindi può essere anche che la Roma miracolosamente riuscirà a strappare un punticino al Calderon, addirittura una vittoria in casa, e a quel punto ti cambia tutto. Mentre con il Chelsea la situazione è diversa, perché non ci dimentichiamo che comunque si tratta del Chelsea di Antonio Conte. Conte, per esperienza, non è che comunque abbia fatto benissimo nella sua tradizione in Champions League, e quindi attenzione. E allora, alla luce del discorso che vi ho fatto, perché apprezzo anche il calendario? Perché comunque parti forte, in casa con l'Atletico, quindi contro la più forte, ma da te, e vuoi fare bella figura. Pensare a una vittoria a questo punto è complicato, però magari un pareggio non sarebbe una partenza totalmente storta. Poi vai in trasferta, devi fare 3 punti a tutti i costi, la doppia sfida con il Chelsea, lì ti giochi la qualificazione. La sfida in trasferta contro l'Atletico Madrid, puoi permetterti anche di andarla a perdere, ma bisogna vedere cosa avrai fatto contro il Chelsea. E poi l'ultima partita, che si spera sia ininfluente, o comunque, se la Roma dovrà giocarsi la qualificazione all'ultima giornata, bene così, perché te la giochi in casa contro una squadra che probabilmente farà 0 punti nel girone, e dall'altra parte si affronteranno Atletico e Chelsea. Si passa quindi a parlare dell'altra italiana, la seconda nonché la finalista dell'ultima edizione della Champions League, ovvero la Juventus, che ritrova il Barcellona dopo la lezione di calcio, la doppia lezione di calcio clamorosa data ai Blaugrana ai quarti di finale della scorsa edizione, l'Olympiacos e lo Sporting Lisbona. La Juve passa, ovviamente. Secondo me si è depotenziata, l'ho già detto in 2 video. Uno è quello di ieri, in cui vi chiarisco un po' il tutto, ma soprattutto l'ho detto nel video che vi lascio sempre sopra nelle schede, che apparirà in questo momento, della classifica finale della Serie A, in cui vi dico un po' la mia sulla Juventus. Si è depotenziata, sì, ma secondo me resta comunque la più forte, o tra le due più forti del girone, perché se si è depotenziata la Juve, si è depotenziata anche il Barcellona. Questo è il calendario dei bianconeri, con l'esordio in trasferta proprio al Camp Nou contro il Barcellona, quindi già un big match il 12 settembre, il 23 la gara casalinga contro l'Olympiacos, posticipata da un'altra gara casalinga contro lo Sporting Lisbona, quindi la trasferta in Portogallo, la gara casalinga contro il Barcellona, e infine il 5 dicembre la trasferta greca contro l'Olympiacos. Per quanto riguarda qui la Juventus, è presumibile che la gara per la testa del girone si giocherà il 22 novembre allo Stadium contro il Barça, e poi la gara contro l'Olympiacos d'inizio dicembre dovrebbe essere veramente ininfluente per la classifica, ma si vedrà. Eccoci giunti all'ultimo girone della giornata, nonché l'ultimo delle italiane, ovvero quello del Napoli. Il gruppo F, quello che speravo, come ho detto a inizio video, capitasse alla Roma. E quindi Shakhtar Donetsk, Manchester City, appunto Napoli e Feyenoord. Qui il Napoli secondo me può passare. Dico può passare, non passa. Perché anche fosse capitato alla Roma, per carità, non piamose in giro, sarebbe stato meglio prendere questo girone dal punto di vista di caratura delle squadre rispetto al gruppo C. È anche vero però, piccola parentesi, poi giuro non parlo più della Roma, proprio perché conosco i miei polli e quindi conosco la Roma, probabilmente avrebbe sofferto addirittura di più le trasferte contro City, Feyenoord e Shakhtar rispetto a trasferte come Atletico Madrid e Chelsea, dove sai cosa ti aspetta e quindi non c'è pericolo di abbassare la guardia. Ma torniamo a Napoli, perché lo stesso discorso si ricollega anche per i partenopei. E allora a questo punto è fondamentale il calendario nel girone del Napoli, perché si parte in trasferta, una trasferta tutt'altro che scontata, contro lo Shakhtar Donetsk. La seconda giornata invece vedrà impegnati i partenopei in casa contro il Feyenoord, quindi la doppia sfida contro il Manchester City da non sottovalutare, perché tra andata e ritorno possono succedere molte cose. È chiaro poi che se il Napoli il 17 ottobre facesse risultato, dovesse fare risultato all'Etihad, di sicuro potrebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione, o comunque darebbe un segnale importante al resto del girone. Quindi la gara di ritorno al San Paolo a inizio novembre, seguita dalla sfida contro lo Shakhtar, per poi arrivare all'ultima giornata contro il Feyenoord in trasferta. Insomma, se dovessi fare una previsione lucida sui gironi, direi che la Juve passa da prima, la Roma, ahimè, arriverà terza, chiaramente spero non sia così, e il Napoli passerà da secondo. Detto questo però, vorrei un attimino spostarmi sul web, perché chiaramente si parla del mio pensiero contro il pensiero del web, e leggere un po' quelli che sono stati i vostri commenti, i vostri pareri. Andiamo! Il primo commento del giorno è quello di Gabriele, che ci scrive in maniera anche lui molto lucida:
Juve e Napoli passano facile, voi non so, secondo me uscite, poi boh. Cristian invece, che è un amante del bel calcio, ci scrive: mi divertirò ad essere sincero, anche il girone H è spettacolare, si riferisce chiaramente al girone di ferro di questa Champions League che vi metto qui sopra in questo momento, composto da Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham e se non sbaglio Maribor, e conclude dicendo che crede che questa Champions sarà stracompetitiva e ce lo aspettiamo un po' tutti, dai, più che altro lo speriamo perché indipendentemente dal tifo personale amiamo il calcio e quindi chiaramente vogliamo divertirci a guardare le partite. Parlavamo del girone di ferro del Real Madrid, ma in generale, secondo Nico, tutti i gironi delle italiane, è vero, sono dei gironi di fuoco, e in particolare quello della Roma, dice da milanista. Mi dispiace, ma sono fiducioso per voi e farete bene, quindi attenzione, secondo lui la Roma potrà fare bene in Champions League, me lo auguro io, come spero anche in parte voi, per quanto poi le rivalità tra le squadre ci sono se ti fate altre squadre, ma comunque forza a tutte le italiane, questo è un messaggio che dobbiamo lanciare. Restiamo in ambito Roma, perché Luca Adamo, dopo un'attenta riflessione sulla sua vita, esclama: oh, la Roma mai avesse un po' de culo, No, no, non quel tipo di culo. Passiamo da Luca ad Alessio, perché Alessio vede comunque in prospettiva, cioè lui è tipo, non succede, ma se succede che la Roma dovesse passare, lui dice: io sono contento, così se passiamo, non hanno scuse, chiaramente. Comunque signori, che dire, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuta anche l'inquadratura leggermente diversa rispetto al solito, anche forse lo stile di video, mi sono sentito abbastanza professionale nel farlo, anche se poi alla fine sono un cazzone come al solito, ecco che adesso non mandano neanche le feed per le restrizioni, no è giusto. Comunque, che dire, per il momento l'ho già detto, è tutto, fatemi sapere qui sotto la vostra, con l'hashtag che vedete lì, sorteggi Champions 2018, e no, in realtà senza 2018, però va bene uguale. E appunto, commentate con la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di YouTube. Detto questo, io vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, vi invito a passare da Instagram, che vedete di qua, non lo so, dove lo vedete di solito Instagram? Ah sì, è di qua, a posto. Iscrivetevi al canale, se non siete già, noi ci vediamo domani, con il pronostico di Roma-Inter, secondo episodio della nuova serie, che comunque vi è piaciuta molto settimana scorsa con Inter-Fiorentina, adesso subito Roma-Inter, e secondo voi, già che ci siamo, come giocherà la Roma con l'Inter? Perché io devo ancora registrare il pronostico e mi sto veramente chiedendo quale potrebbe essere la formazione, perché la Roma ha finito i terzini, difesa a 3, difesa a 4 con Manolas esterno, De Rossi centrale, non lo so, fatemelo sapere, ciao belli!